La costituzione di una scuola della pace che realizzi iniziative per facilitare le condizioni di pacificazione e di espressione del bisogno e del desiderio di benessere dei cittadini è stata promossa dall'assessorato al lavoro e alla pace della provincia di Napoli. L'iniziativa è stata presentata oggi nella sala Cirillo di Palazzo Matteotti dall'assessore Marilu Galdieri, dal vicepresidente della provincia di Napoli, Gennaro Ferrara, e dal professor Enzo Spaltro. La pace è la condizione normale degli uomini, soggetti del mondo, in cui vivono e in cui desiderano potersi esprimere e sviluppare come persone e non come oggetti dipendenti dalle violenze dei più forti. Assessore Galdieri, in una città come Napoli, dove tutti i giorni ci sono bollettini di guerra, la provincia, il suo assessorato, decide di aprire, di istituire una scuola della pace. Perché? Per superare il conflitto è connaturato agli uomini e alle donne, non possiamo pensare di cancellarlo, ma possiamo pensare invece che può essere gestito dalle comunità locali e quindi anche dalla nostra, attraverso progetti di negoziazione, ma anche attraverso la capacità di riconoscere l'altro da sé, il diverso, qualsiasi sia il diverso, per sesso, per età, per appartenenza etnica, per appartenenza politica. In che consisterà l'azione della scuola? È un laboratorio nella mia idea, ma poi vedremo anche strada facendo, perché lo considero una cosa in progressione, quindi non una vera scuola strutturata, ma un luogo di incontro tra le persone e tra le istituzioni, perché anche le istituzioni dovrebbero imparare ad uscire dal palazzo e a confrontarsi con la popolazione e a confrontarsi con i problemi di tutti i giorni. Io credo che un'amministrazione non debba solamente amministrare, altrimenti diventa una questione puramente burocratica, ma debba avere un'idea di governo del territorio, un'idea immaginifica della sua popolazione lanciata verso il futuro. L'iniziativa tende a promuovere la creazione di tavoli di negoziazione per la risoluzione di problemi, gestione di gruppi o task force per particolari problemi conflittuali. La scuola sarà uno spazio aperto a cittadini italiani e stranieri e ospiterà laboratori, proiezioni e seminari sulla pacificazione e sulla diffusione delle diverse culture. Professore, cosa ha ispirato il progetto della Scuola della Pace? Ma il bisogno di pacificazione che esiste nel nostro paese e nel mondo e che va insegnato, va imparato, non può scendere dalle stelle, non è che queste cose capitano. La prima idea che deve essere chiara è che noi abbiamo bisogno di pacificazione, che la gente è un po' stanca di tutte le lotte intestine più o meno apparenti o reali e che ha bisogno di collaborare. La prevenzione del malessere non si ottiene continuando a piangere e facendo del malessere la propria qualità di vita, la si ottiene immaginando un benessere. E la speranza di benessere è già benessere. Noi dobbiamo incominciare a partire dall'idea che se continuiamo a piangere non andiamo da nessuna parte, che se partiamo dai punti di vista da cui siamo partiti fino adesso, cioè la competizione, la vittoria, gliela faccio vedere io, la vendetta per esempio, noi siamo stufi delle vendette, perché le vendette non riescono. Perché io mi vendico di un altro e l'altro poi si vendica di me. Noi abbiamo bisogno di imparare a perdonare, per esempio, e che è difficile da... Abbiamo bisogno di imparare delle cose diverse da quelle che sono state insegnate fino adesso. Ci sono nel mondo molte scuole di guerra. Abbiamo bisogno di scuole di pace. Sognare è bello, illudersi non serve a niente. In questo caso non si tratta né di illusione né di sogno, ma di semplice realtà. Grazie all'azione della provincia di Napoli, che con questa scuola di pace intende diffondere un messaggio positivo a tutta la città, troppo spesso afflitta da problemi di disagio sociale. Appuntamento è quindi per... il 5 settembre per l'apertura dei battenti, ma già da adesso potete collegarvi col nostro blog, che poi sarà anche collegato al sito della provincia di Napoli, e cominciare a fare avere... arrivare le vostre idee, ma anche e soprattutto a essere di stimolo ai laboratori e cantieri che vogliamo aprire. Tutto questo però poi sarà riportato all'attenzione del Presidente della Provincia di Napoli perché diventino atti concreti di governo.